Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica regionale, andando in casa dell'UDC. Partecipazione effettiva all'attività politica della maggioranza o sarà appoggio esterno in regione e anche in alcune amministrazioni locali? Questo è quello che ha detto il segretario nazionale dell'UDC, appunto Lorenzo Cesa, che ha tenuto oggi a Pescara la direzione del partito dopo l'esclusione della consigliera regionale Marianna Scoccia dai vertici di maggioranza. Il servizio è di Paolo Renzetti. Abbiamo iniziato un cammino a livello nazionale di riaggregazione dell'URA di tutta l'area democratico-cristiana. Vogliamo rafforzare quest'area, l'area del buonsenso, che serve molto a questo paese, serve anche in questa regione. Ci presenteremo alle elezioni sia a Chieri, a Avezzano, dovunque si vota con il nostro simbolo, così come abbiamo fatto alle regionali, ma vogliamo che il lavoro che noi abbiamo fatto alle regionali, che abbiamo fatto qua a Pescara, che abbiamo fatto ovunque, sia riconosciuto dagli alleati. Se così non fosse, naturalmente prenderemo le nostre decisioni. Nel caso, della nostra presenza in regione, abbiamo contribuito a far vincere Marsilio, abbiamo contribuito a far vincere, il centrodestra, lo abbiamo fatto anche con orgoglio, ma vogliamo che il nostro partito abbia pari dignità rispetto agli altri partiti. Se così non fosse, naturalmente assumeremo una decisione molto tranquilla, molto seria, che è quella di dare un appoggio esterno al presidente Marsilio. Questo discorso potrebbe valere anche per le amministrazioni locali dove qualche frizione c'è già stata con il centrodestra? Sì, ma noi non possiamo partecipare e non essere poi ascoltati il giorno dopo. Noi abbiamo delle cose da dire e le vogliamo dire. Abbiamo già posto al presidente Marsilio quello di, insomma, vederci, incontrarci e sederci su un tavolo. Ad oggi è evidente, sotto gli occhi di tutti, che da parte del presidente non c'è stata nessuna risposta nei confronti del nostro partito, per cui diciamo che non è necessario che oggi venga deciso se dare l'appoggio esterno o meno. Mi sembra chiaro ed evidente che stiamo andando su quella linea. Io ovviamente rimarrò all'interno della maggioranza, ma deciderò volta per volta quelli che sono i provvedimenti, le leggi giuste e necessarie per il nostro Abruzzo. E adesso ci spostiamo nell'ambito del centrosinistra. Dopo l'addio di Matteo Renzi, infatti, il Partito Democratico Abruzzese si interroga sul futuro, ma il segretario regionale Michele Fina non appare preoccupato per l'eventuale uscita dal partito di alcuni esponenti di spicco dopo quello del parlamentare Camillo D'Alessandro. Segretario, cosa accadrà in Abruzzo con la nascita di Viva l'Italia dell'ex presidente del Consiglio Renzi? Il parlamentare abruzzese D'Alessandro è già passato con il nuovo partito, ha lasciato il Partito Democratico. Ci sono altri che potrebbero abbandonare il Partito Democratico? Qual è la sua posizione e il suo giudizio? Ma dico quello che ho detto quando Calenda ha deciso di lasciare il PD, credo sia un errore. Ma credo anche che il punto oggi non sia quale sigla, quale leader personale, quale formula, quale posizionamento, un po' più a destra, un po' più a sinistra. Noi dobbiamo ricostruire tutto il centro-sinistra, deve ricostruire una sintonia con i cittadini, stare sui problemi, avere un'identità più netta, anche avere più chiare idee, più chiari i valori. E questo è il lavoro che stiamo svolgendo. C'è qualcuno che potrebbe lasciare il PD a livello locale? Non lo so davvero, credo che sia successo tutto così repentinamente e così a freddo che abbia spiazzato molti, anche molti che in Renzi hanno sempre visto un punto di riferimento. Vedo molto sconcerto e quindi dallo sconcerto diciamo così, alla chiarezza del da farsi per ognuno, credo che passerà qualche giorno. Cambiamo argomento adesso, la Maxi Pescara, la nuova Pescara, ovvero il Maxi Comune che nascerebbe dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, fatica a prendere forma e finora era rimasta una questione sospesa, senza che fosse definito alcunché. Il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, nel ribadire la sua contrarietà al progetto, ha proposto di tornare alle urne indicendo un nuovo referendum. Giuseppe Dintino.
Nuova Pescara sì, Nuova Pescara no. La fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore si trascina ormai da anni, ma dal referendum del 2014, in cui quasi il 64% di chi si era recato alle urne aveva votato sì alla Grande Pescara, la questione era rimasta poco più che una chiacchiera da bar, un'ultima carta per i politici di turno da giocarsi in campagna elettorale. Adesso però sembra che qualcosa si stia smuovendo. Dovrà essere convocata una commissione formata da tutti i gruppi consigliari con lo scopo di redigere lo statuto della Nuova Pescara. Nel Consiglio Comunale del capoluogo adriatico sono tutti d'accordo nell'ampliare i confini cittadini, di tutt'altro avviso invece le amministrazioni di Montesilvano e Spoltore. La nostra posizione è questa, innanzitutto capire adesso quali sono gli orientamenti di questi nuovi organismi, ma al di là di questo io credo che i nostri dubbi permangono anche alla luce di una legge regionale che non è chiara, non chiarisce nessun dubbio che riguardano le criticità dei nostri territori e credo che debba essere rivista, diciamo, abbondantemente questa legge regionale. Oggi sembrerebbe un salto nel buio per le nostre comunità e quindi la preoccupazione di noi amministratori, innanzitutto parlo per me che non sono ricandidabile, quindi non voglio e non posso difendere la mia cosiddetta poltrona, quindi io lo faccio nello spirito in cui sono stato eletto, che è quello di fare quello che è meglio e bene per i nostri cittadini, quindi lo stato attuale questo non ce lo garantisce, che questa fusione possa essere un fatto positivo per i nostri territori. Ed è per questo che appunto dobbiamo intervenire. E anche la regione non sembra avere particolare interesse nel concretizzare la fusione, tant'è che tutto lascia pensare che anche questa volta la discussione finirà in tarallucci e vino. Il primo cittadino di Spoltore, Luciano Di Lorito, ha ribadito la sua contrarietà al progetto e ha proposto di ridare nuovamente parola ai cittadini tramite un referendum confermativo che prescinda dal quorum, cioè che se ne accoglieranno i risultati anche qualora non votasse la maggior parte degli aventi diritto. Secondo il sindaco, dopo questi anni di discussione i cittadini hanno più consapevolezza dell'argomento e manifesteranno il proprio dissenso. E oggi c'è una maturità, c'è una consapevolezza di tutti, una maggiore consapevolezza su che significa andare su questa nuova grande città e quindi credo che sia l'elemento più democratico che viene sbandierato da tanti rispetto al 2014, ma che possa essere un nuovo momento fortemente democratico per le nostre popolazioni di esprimersi su un sì o un no rispetto a questa Grande Pescara. Cronaca, un 44enne di Miglianico affidato in prova ai servizi sociali è stato arrestato nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio compiuta dai carabinieri del comando Compagnia di Ortona. Con l'intervento di un'unità antidroga del nucleo cinofili di Chieti, del personale nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Chieti e del NAS di Pescara. L'uomo, che deve scontare una condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, è stato rinchiuso nel carcere di Chieti. Nel corso degli stessi controlli i militari hanno presidiato a Ortona la stazione, i terminal bus e le principali vie di accesso agli istituti scolastici, ispezionando due scuole superiori durante l'orario di lezione per prevenire l'uso di stupefacenti. Contemporaneamente sono stati controllati bar e sale giochi situati vicino alle scuole medie e istituti superiori per verificare il rispetto della normativa in materia di vendita di alcolici ai minori, fumo nei locali pubblici e corretta installazione di videogiochi e slot machine. In un locale i militari dell'Ispettorato del Lavoro e del NAS hanno contestato diverse sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie su conservazione e somministrazione degli alimenti. Parliamo di lavoro adesso. Quale salario minimo legale? Questo è il titolo del seminario promosso dalla UIL Abruzzo e che si è tenuto all'Auditorium Petruzzi a Pescara. Vediamo. Quale salario minimo legale? Questo è il tema del convegno che si tiene questa mattina a Pescara all'Auditorium Petruzzi. Segretario, un dibattito molto importante su un tema molto caldo oggi. Sì, dibattito aperto, sappiamo che la compagine di governo tra i 25 punti programmatici della propria azione di governo c'è
la legge sul salario minimo legale. Noi ci auguriamo che ci sia un confronto aperto con le parti sindacali, con le parti datoriali, con chi tutti i giorni lavora sul campo rispetto a un tema così delicato e così prezioso. Oggi abbiamo voluto costruire questo seminario ascoltando anche voci non sindacali, è presente il professor Pascucci, ordinario di diritto del lavoro dell'Università di Urbino, proprio per un confronto sereno rispetto da prospettive diverse, quelle dell'università e quelle di chi fa il sindacalista sul campo, proprio per cercare di capire come meglio poter costruire sul salario minimo una proposta che sia concreta e che possa aiutare tutte le lavoratrici, i lavoratori, soprattutto quelli più deboli nel mondo del lavoro. Restringendo il discorso all'Abruzzo, quante potrebbero essere le persone interessate dal salario minimo? Beh, tutti quei lavoratori, l'Abruzzo è speculare all'Italia, tutti quei lavoratori che ovviamente non hanno nel proprio posto di lavoro per la tipologia di lavoro che fanno, per cui i precari, i somministrati, i lavoratori a intermittenza, oggi è all'ordine del giorno i rider, questi hanno un problema perché sono lavoratori dentro la galossia del mondo del lavoro dipendente, sono i lavoratori più deboli, per cui lì ovviamente il tema del salario è un tema molto più sentito, molto più urgente da risolvere rispetto a quello che hanno ovviamente i lavoratori che sono in aziende dove c'è l'organizzazione sindacale organizzata insieme ai lavoratori, dove c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro che è presente, che quindi nella parte salariale e normativa dà risposte ai lavoratori. Ecco, questo noi dobbiamo cercare di portare avanti anche nel rapporto oggi con il governo, costruire, noi pensiamo soprattutto come UIL, che costruire una proposta di legge sul salario minimo non può prescindere da un allargamento della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, e quello è il centro della discussione che deve portare dei risultati fattibili per i lavoratori. All'aeroporto d'Abruzzo sono stati presentati dai vertici della SAGA i nuovi progetti di vigilanza e pulizia dello scalo pescarese e di lavori di pulizia straordinaria recentemente effettuati. Vediamo. Novità per quanto concerne la pulizia dell'aeroporto d'Abruzzo, lavori che non erano stati, Presidente, mai effettuati. Devo dire che negli ultimi 20 anni non è stata mai fatta una pulizia straordinaria di tutte le aree aeroportuali esterne, parcheggi, rent car e discariche abusive. Dopo il 21 luglio c'erano milioni di pezzi di vetro qui, anche pericoli per l'incolumità, e grazie ad Ambiente S.p.A., al dottor Del Bianco e al sindaco di Pescara Carlo Masci, insieme in 2 notti hanno fatto un'operazione eccezionale. Non ci sono più discariche, non ci sono più milioni di pezzi di vetro, non ci sono più bottiglie, ci sono contenitori nuovi, sembra davvero un aeroporto del nord Europa tra i più puliti e più carini che si possono vedere in giro. Io li ringrazio pubblicamente perché hanno fatto una cosa straordinaria e anzi, come vi dirà il dottor Del Bianco, non finisce qui. Ci sono anche novità per quanto riguarda la vigilanza? Sì, nel senso che noi pensiamo con il master plan di mettere completamente sotto videosorveglianza tutte le aree aeroportuali, esterne e interne, e rendere quindi questa un'area non solo sicura dal punto di vista della sicurezza tradizionale che è nota, ma anche, come posso dire, ecosostenibile veramente dalla mattina alla sera, perché saranno fatti interventi repressivi su chiunque oserà continuare a fare qui discarica abusiva, buttare plastica per terra o fare altre azioni che non sono consentite dalla legge. Ambiente S.p.A. ha lavorato alacremente per riportare l'aeroporto d'Abruzzo in condizioni sicuramente idonee. Sì, abbiamo utilizzato diverse squadre per lo spazzamento e per la rimozione delle discariche abusive e abbiamo operato diciamo sia la mattina che la notte, e pensiamo di prolungare questa collaborazione e di assicurare interventi periodici per mantenere il livello di pulizia ad alti livelli. Pulizia straordinaria all'aeroporto d'Abruzzo grazie a questa sinergia con Ambiente S.p.A. Sindaco.
Ma sì, io ho detto sempre, anche in campagna elettorale, che non sarei stato il sindaco che si interessava soltanto del palazzo di città, ma che si interessava di tutto ciò che succedeva a Pescara. L'aeroporto è un elemento essenziale per l'immagine della città e di tutto l'Abruzzo e quindi deve essere pulito al massimo, e io ho chiesto a Ambiente S.p.A., all'ingegner Del Bianco, di curare in maniera particolare l'aeroporto, e insieme al Presidente abbiamo convenuto un intervento straordinario che è stato fatto e sarà fatto anche in futuro. Oggi l'aeroporto è sicuramente molto più pulito che in passato e quindi è un bel biglietto da visita per l'Abruzzo. La CGIL aderisce alla settimana del futuro promossa dal Friday for Future, che culminerà con lo sciopero globale e le manifestazioni nella giornata di venerdì 27 settembre. Il sindacato ha illustrato l'iniziativa sullo sviluppo sostenibile che si terrà il prossimo 24 settembre. Vediamo. Oggi abbiamo fatto la presentazione di un'iniziativa alla quale teniamo molto, che facciamo il 24. È un'iniziativa che non è la solita iniziativa sindacale che facciamo, la facciamo all'interno della settimana per il futuro, che è stata la terza settimana che viene messa, che viene programmata dal movimento giovanile che si riconosce nel Friday for Future, che porterà poi alla fine allo sciopero del 27. Noi questa abbiamo fatto l'adesione a livello nazionale come CGIL e facciamo delle iniziative anche locali. In questo caso la nostra iniziativa è quella di provare a riflettere rispetto ai temi ambientali con la realtà locale, con il contesto locale, e provando un pochettino a far emergere quelle che sono le fragilità, le potenzialità che ci stanno localmente. Lo facciamo al Dipoppa Rozzi, dove abbiamo avuto comunque la disponibilità, la ringraziamo, della preside, appunto, a fare questa iniziativa lì, per parlare con i giovani, perché i giovani sono poi la risorsa vera del futuro e sono i giovani che si devono in qualche modo far carico di quelli che sono i limiti dell'ambiente e in qualche modo di provare a valorizzarne anche le potenzialità. Nei giorni scorsi è stata aperta la nuova rotonda in località Villanova di Cepagatti. L'infrastruttura collegherà Cepagatti, appunto, a Chieti, all'incrocio tra la statale 81 e la provinciale 29. Messina News. È stata riconsegnata la rotonda di Villanova, l'opera voluta dalla provincia di Antonio Zaffiri, costata 220.000 euro, attinti da un fondo del 2010 di 900.000 euro. Si prevede che l'opera garantirà una viabilità molto più snella e anche più sicura. Appena 2 mesi per la realizzazione dei lavori, iniziati a luglio e proseguiti perfino durante le feste di Ferragosto, grazie alla richiesta della provincia alla ditta esecutrice, la Facciolini, di accelerare al massimo l'intervento. In questo modo sono stati risparmiati ai cittadini di Villanova altri disagi, dal momento che, per tutta la durata della messa in opera, i residenti sono stati costretti a percorrere una strada alternativa che li imponeva di salire verso Cepagatti prima di tornare alla propria abitazione. Si tratta di un'opera di fondamentale importanza per una delle strade più trafficate della zona, commentato Annalisa Palozzo, assessore ai lavori pubblici del comune di Cepagatti, che ha ringraziato per la professionalità anche l'ingegnere Luigi Urbani e lo staff di geometri composto da Mauro Di Blasio e Claudio Sablone. Una nuova prova di concretezza, efficienza ed efficacia la definisce invece il presidente Zaffiri, dopo il ponte sul mare Nora, valle a mare di Cepagatti, anch'esso riaperto in tempi rapidissimi. E venerdì 27 settembre torna nel centro storico di Chieti la Notte dei Ricercatori, la manifestazione che cattura sempre l'interesse della cittadinanza e frutto della collaborazione tra l'Università d'Annunzio e il Comune di Chieti. L'Università d'Annunzio esce dai propri palazzi e riempie anche quest'anno il centro storico di Chieti. La Notte Europea dei Ricercatori sancisce ancora una volta il sodalizio tra l'amministrazione chietina e l'Università. La cornice così classica di Chieti si sposa molto bene con quello che è la nostra Università e quello che sono i temi della ricerca. C'è stata un'accoglienza, come al solito, da parte del Sindaco o comunque della città molto, molto gradevole. Le devo dire, e noi siamo contentissimi di riportare questa manifestazione anche quest'anno a Chieti, alta, e sono sicuro che avrà ancora più successo di quella dello scorso anno.
La manifestazione si terrà venerdì 27 settembre a partire dalle ore 15 e a ogni angolo di Chieti Alta vi saranno eventi e discussioni promosse dall'università. Lo slogan di quest'anno è sicuramente ambizioso, I can change the world, ovvero io posso cambiare il mondo. È chiaro che la ricerca può cambiare il mondo, fondamentalmente la lunghezza dell'aspettativa di vita che è aumentata tantissimo è quasi completamente grazie alla ricerca che è andata sempre più avanti. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport e partiamo con il ciclismo. Maglia azzurra del Giro d'Italia, vittoria della tappa del Mortirolo e due giorni in maglia gialla al Tour de France. Questa in pillole la stagione finora straordinaria di Giulio Ciccone, ospite ieri sera della trasmissione ve l'ho ideata da Luciano Rabottini. Il ciclista della Trek Segafredo ha ripercorso le fasi salienti della sua annata a pochi giorni dal trofeo Matteotti, che domenica correrà con la maglia della nazionale italiana diretta in ammiraglia da Davide Cassani. Vediamo i pezzi salienti della puntata di ieri sera. Non posso chiedere di più, sono andato al Giro per quest'anno non per fare esperienza come gli altri anni, sono andato deciso per far bene, per vincere una tappa e per aiutare comunque sia, per essere in appoggio a Mollema che era il vero capitano della squadra. E sono riuscito in tutti i miei obiettivi, vincere la tappa che era il Mortirolo la mia preferita, vincere la maglia blu di migliore scalatore e aiutare Mollema allo stesso tempo, quindi ho portato a casa tutti i miei obiettivi. L'esultanza con gli occhiali praticamente lanciati tra la folla era proprio un grido di liberazione. Sì, tanti mi hanno chiesto il motivo, però in realtà io non ricordo benissimo quel momento, cioè è stato un gesto spontaneo e non mi sono neanche accorto sinceramente di quello che avevo fatto. Però dai, è stato, cioè, a riguardarla è una delle tappe secondo me più belle del Giro, cioè emoziona anche me e comunque sia a correrla è stata diversa che guardarla poi dall'esterno, quindi mi metto anche nei panni dei tifosi che l'hanno vista e spero comunque sia di aver trasmesso qualcosa di buono, ecco. E perché ci sei voluto andare? Quando eri convinto di far bene a questa Tour de France? Ah, sinceramente è nato tutto nel ritiro che ho fatto a Sierra Nevada in altitudine prima del Giro, dove sono stato appunto in camera con Ricci Porte, abbiamo fatto questo ritiro solo io e lui, ecco. Quindi tra me e Ricci Porte, che era il capitano scritto della squadra al Tour, c'è sempre stata questa amicizia e da lì è iniziato un po' qualche battutina sul Tour, però in programma avevo già il Giro, avevamo già fatto i nostri programmi, ero lì per preparare il Giro e quindi poi è finito tutto lì, è finito. E comunque sia, io quel giorno non ho mai pensato alla classifica generale e di prendere la maglia gialla, cioè il mio obiettivo era di vincere la tappa, perché avevamo capito che quella fuga quel giorno arrivava all'arrivo, quindi il mio obiettivo era solo vincere la tappa. Poi negli ultimi chilometri appunto ero stato informato che il gruppetto diciamo dietro si stava avvicinando, quindi io mi sono concentrato al massimo per vincere la tappa. Quando hai visto Teuns che vinceva? Quando ho visto Teuns appunto che mi staccava sull'ultimo muro a 100 metri d'arrivo, lì mi sono un po' arrabbiato, ecco, per non dire altro, e quindi sono arrivato proprio deluso con questa rabbia addosso, che ero proprio arrabbiato, ecco. Subito dopo l'arrivo avevo ancora la radiolina, dall'ammiraglia mi dicono che sono maglia gialla, sento una festa dalla macchina e mi dicono grande sei la nuova maglia gialla del Tour. Sai, in un attimo, per 10 secondi, è stato forse il momento più bello della mia vita. E dopo questi 10 secondi hanno riaperto la radio e sento scusaci, ma sei secondo per qualche 4 o 5 secondi. E potete immaginare qual è stata la mia sensazione. Quindi io mi sono rivestito e stavo tornando giù verso i pullman dove si fa la doccia. E sono passato davanti il podio dove c'era tutta la premiazione e tutto, e vedevo la gente che mi saltava addosso, si fermava, congratulazioni, tant'è che a un certo punto mi sono anche alterato dicendo: guarda che sono secondo, non sono il primo, andate dal primo. E poi basta, in realtà poi mi hanno fermato ufficialmente i bodyguard del Tour e niente, così sono diventato la maglia gialla, ecco, a mia insaputa, perché non lo sapevo, ero convinto di essere secondo, invece poi ero il primo.
Sicuramente il Tour è una gara diversa, nel senso che tecnicamente è una gara molto molto dura per come si corre, per i ritmi, per il nervosismo che c'è in gruppo, lo stress e appunto tutto il clima che circonda la corsa, perché non è solo la corsa in sé per sé, però dal mattino quando ti alzi alla sera quando vai a letto è davvero molto molto stressante, molto più del giro. Quindi comunque sì, anche a livello di pressioni ti consuma una gara come il Tour e difatti io ne ho pagate le conseguenze dopo 10-11 tappe, però sicuramente mi dà la consapevolezza che posso provare a fare classifica a un grande giro, cioè quello è il mio grande obiettivo adesso, d'ora in poi. Ne avevo avuto la consapevolezza già al giro, però appunto il Tour è stato ancora un po' un'altra piccola conferma, quindi tecnicamente mi dà ancora di più la certezza che posso veramente far bene in queste grandi corse. Vincerlo un giro? Ma vincerlo, il problema più grande rimane la cronometro. Purtroppo oggi per vincere un grande giro bisogna andare fortissimo a cronometro e io attualmente a cronometro vado veramente piano. Quindi questo è il mio tallone d'Achille, si può lavorare, ci sono delle buone speranze, ecco, per migliorare, però attualmente nel giro di 1-2 anni è molto molto difficile, perché comunque sia devi avere questa caratteristica. E adesso parliamo di calcio, ovviamente partiamo dalla Serie B, rifinitura pomeridiana allo stadio Adriatico Cornacchia per il Pescara che domani alle 15 ospiterà la Virtus Entella capolista a punteggio pieno. Il tecnico Luciano Zauri non si piange addosso per gli infortuni di Cosenza ed è pronto a lanciare dal primo minuto Drudi in difesa al posto di Campagnaro e Castanosse in mediana al posto di Palmiero. In avanti ballottaggio tra Brunori, favorito, e Maniero per il ruolo di centravanti. Ascoltiamo adesso l'allenatore del Pescara che parte dal lungo stop di Marco Tumminello. Beh, il discorso che facciamo anche a inizio anno è chiaramente l'assenza di un'alternativa, no? In più, quando tu vai a scegliere, oggi non scegli più su 3-4 ragazzi, ma scegli su uno in meno. E per caratteristiche, anche per situazione, aveva iniziato alla grande, sia nazionale che con noi. E quindi chiaramente un'assenza che peserà molto. Chiaramente noi abbiamo qualcos'altro, quindi sicuramente noi puntiamo molto su quelli che abbiamo. Inizialmente dicevamo che davanti era un reparto molto affollato e per fortuna, diciamo oggi. Ma il discorso dei svincolati è molto particolare, è chiaro che non c'è nemmeno un giocatore che dici è lì da prendere, prendiamolo che ci può dare una mano, non c'è secondo me un giocatore da prendere. Io non ho chiesto niente perché ripeto, sulla carta ti ripeto, ma sono sereno, sono sincero, io sono contento di quelli che ho, cioè, noi siamo contentissimi dei ragazzi che abbiamo. Avevamo Tumminello, non c'è più, faremo con i nostri, ma ci dispiace per il fortuna come dicevamo prima, però noi siamo contenti sia di Magnolo, di Bruno e di Borrelli. È chiaro, dobbiamo fare per forza, senza Tumminello, senza piangerci addosso. Allora, Greg appunto è entrato appunto a Cosenza in quel ruolo, facendo bene, oltre che fornire l'assist per il gol, però è un giocatore che ha ricoperto quel ruolo anche in passato, l'anno scorso. Non per sviarvi, ma comunque lo stesso Magin e lo stesso Memu possono giocare in quel ruolo. Per quanto mi riguarda, sicuramente Greg è un giocatore che anche per il passato recente ha fatto questo ruolo, quindi probabilmente è lui il giocatore che giocherà lì. Cambia intanto fisicamente, Palmiero è un giocatore diverso completamente da Castanos, entrambi hanno tantissima qualità. Entrambi verticalizzano, cambia, cioè se avessi messo un giocatore più di quantità allora sarebbe cambiato, secondo me come qualità cambia poco la loro predisposizione al gioco. È chiaro che ha 9 punti e tutti meritati, quindi complimenti all'Entella perché comunque ha fatto un inizio di campionato ottimo, perfetto direi. Ha delle caratteristiche ben precise, un po' come il Pordenone, è una squadra che si rifà molto al gruppo dell'anno scorso, è una squadra molto solida, molto compatta, ordinata, ha velocità davanti appunto con Mancoso, Schenetti è un giocatore molto particolare, molto bravo dietro a cucire tra centrocampo e attacco, quindi è una squadra molto 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 ben allenata appunto, quindi è una squadra molto difficile da affrontare. Non abbiamo ovviamente paura, quindi ce la giocheremo, come è giusto che sia, però chiaramente abbiamo grande rispetto di questa squadra che ha battuto Cremonese e Benevento.
E dunque Pescara domani pomeriggio in campo alle 15 contro la Virtus Entella, domani in campo anche il Teramo alle 16 a Vibo Valentia, ospite del Rende, fanalino di coda del girone C con il Rieti, ancora a quota 0 punti in classifica. Il tecnico biancorosso Bruno Tedino ha in mente qualche cambio rispetto alla formazione che ha battuto la Cavese domenica scorsa. C'è molta curiosità nel vedere l'approccio a questa partita, perché giochiamo su un campo un pochino irregolare, una squadra affamata di punti, come sapevamo noi di esserlo quando avevamo 0 punti, è una squadra un po' che è partita come noi un po' in difficoltà, e quindi c'è molta curiosità da parte mia nel vedere una squadra se è matura al punto giusto nell'approcciare la gara. Io voglio l'atteggiamento giusto, voglio assolutamente fare partita, poi ripeto, si può vincere, perdere, pareggiare a seconda delle situazioni, ci sono degli episodi delle volte favorevoli, delle volte sfavorevoli, però voglio vedere prestazione. Chiaramente su un campo diciamo irregolare così bisognerà trovare anche qualche altro tipo di soluzione dal punto di vista tattico. Beh, dopo questo tour de force, concluso il tour de force, secondo me chi avrà diciamo la fortuna di essere un po' più pronto e raccogliere qualche punto sicuramente avrà dei grandissimi vantaggi, perché dopo le squadre avranno tutti quanti la stessa più o meno preparazione, la stessa conoscenza, la stessa competenza, lo stesso modo di agire, lo stesso modo di comportarsi. Quindi chi conclude questo ciclo con dei vantaggi anche di classifica sicuramente questo lo porterà ad avere diciamo un restante campionato, non dico in discesa, comunque su falsi piani. Io una squadra me la immagino sempre affamata come un branco di lupi che va a cerca della preda, cioè io vedo questo tipo di similitudine in una squadra di calcio. Ci sono delle società importanti in Italia che vivono sempre, da sempre, con questo tipo di atteggiamento e ottengono dei risultati incredibili, perché alla base c'è proprio questo tipo di mentalità. Ecco, vorremmo con il nostro piccolo umiltà, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, portare un gruppo di lavoro a giocare un buon calcio, a essere una squadra comunque ricordata che fa un certo tipo di lavoro, e ci aspettiamo appunto questo salto di qualità che potrebbe essere molto vicino. Ma qualcosina ho in mente di cambiare, non grandi cose, però credo che in questo momento qua noi dobbiamo proseguire la nostra idea di calcio e anche guardare il più possibile a chi sta meglio dal punto di vista fisico-atletico, visto che sarà una gara su seconde palle, su un campo insidioso. Diciamo che se riusciremo a giocare sul campo avremo qualche vantaggio, altrimenti sarà un pochino più dura, quindi dovremo essere molto bravi a sfruttare le seconde palle, avere grande rapidità di esecuzione, tutte queste cose che insomma ci stiamo lavorando. E questo era anche il nostro ultimo servizio, la prima edizione del TG6 termina qui. Io vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.